Per me questa è una cazzata incredibile. Ho fatto tutta la palestra. Vabbè, già. E com'è? Ciao, Emol. Di ciao, Emol. Ciao, Emol. È stato così molto. Ripeti, ma questo sei meno veloce tu. Altare, ci penso io, Altare. Stai leggero, Altare, eh? Non molto efficace, brutto colpo. Tu dici... Oh. Gianni, sono un po' cattivo. Gianni. Ma c'è il 50, l'ho messo a caricare poco fa. Me l'ho portato fino a qui. E mo? Anche se non serve, tiè. Dammi una cura. Ho capito. E no. E no, cazzo. Non devo andare di qua. Dove devo andare? No. Allora, sicuramente è di lì da qualche parte. Qui ci sono le rocce, tutte cose, ok. E vabbè. Ma non capisco comunque. Che mi hanno dato l'MT Surf. Ma che serve l'MT comunque? Cascata per andare di sotto. Non capisco. Magari devo andare a sinistra? Eh no, però il tizio è andato qua a destra.
mi fa strano che non ci sia niente. Però un bel po' di... qui è poi tutto tranquillo. I don't understand. Fresca linsata, fresca. Non ho capito. Non ho assolutamente capito. Mi dice di qui. Niente, sta di qui, ma da dove? Ne gioco ora. Dove cavolo devo andare? L'unica cosa possibile ora. No, non è. Ma dove cazzo sta? Non ho presente, non ho.
Nothing. No, understanding. Mi frega un cazzo. È morto. No, porca troia, ho dimenticato. Quindi in Tarantino. È morto. Ti va tutto sommato questo. Bellissimo. Porca troia, non gli faccio così tanto danno come pensavo. Più veloce di un soppo di un treno. Sommato come sta? Non ho capito io dove andare. Oh. Non ho capito dove devo andare. Completamente. E adesso non c'è niente. Prova a sinistra. E quello Tarantino intanto. Buongiorno. Lei per caso sa dove devo andare? Che non ci ho capito mica tanto. Mi ha lasciato con... andiamo a prendere i nemici, però... È scomparso, io non so dove andare. Forse di qui a sinistra, magari è aperto. No, c'è sempre il... E quindi...
capito. No, lì è ancora chiuso. Ma che cavolo. Questi motocicli si cancellano, non si preoccupi. Sono perso io. Sono perso. Davvero, ma... E c'è qualcosa qua sopra? Vai, devo cercare gli altri. Aspetta. Ce n'erano tre fuggitivi. So saperlo. Ho affrontato dei tizi ninja, offrendo il loro, diciamo, capo. Ok. Qui. E poi c'era il capo palestra che mi fa: dobbiamo andare a prendere gli altri, non già, dobbiamo lasciare a loro laggiù a pietra, tutte cose, ed è andato verso di qui. E poi è scomparso nel nulla. E io non so cosa devo fare, il problema è quello. È la mia prima volta su questo gioco, quindi sono proprio disperso. No, 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 no. Cioè, me si deve andare sotto. Anche perché sotto non so come andarci. Non ho surf. Beh, surf, vabbè. Non ho la mossa cascata. Vedere, magari mi serve cascata e non l'ho preso. Che sei strano, se è qualcosa che serve per la storia di solito te lo danno loro. Allora. Amico, da dove la prende il poco nero 2 la cascata? Vai. Cascata, dato da N appena giunti all'entrata della via Vittoria. Ah, bene, bene. Quindi non è qui. E per allora che devo fare? Vedere la mappa. Magari mi aiuta. Fortebrezza, questa fortebrezza. Spiraria. Peggiamento. Città nera. Monte Antipodi. Devo andare a Monte Antipodi? Lasciato qua. Devo andare a Fortebrezza intanto. Ah no, Fortebrezza ci sono stato. E non c'è niente. Niente, proprio niente, niente. E questa è Fortebrezza. È tutto normale. Andiamo a Spiralina. Spiraria, vabbè, spiralina, spiraria. Ah, forse ho capito. Vediamo se c'è. Che come dico io. E posso dare ricerca strumento. Una perla, buona. Ci vende tantissimo. Un'altra perla, perfetto. Se posso andare di qui alla città nera, quindi... vabbè, è sotto, io non ci posso andare là sotto. No, ci sono sempre... Senza perché, senza perché, un dis...
spariremo. Bacca. Non è nemmeno. Io non so. Che gente. Io non so. Non ci sono altri posti che comunque dici. Cavolo, ho lisciato altri posti. No, no. Perché l'ho notato solo quello? Dove devo andare? Che palle! Siamo alla spiaggia. Da squillare, devo andare a Spiralina per farmi squillare l'Inter, perché in quel punto lì, perché se entravo proprio all'entrata di Spiralina non gli bastava. Aspiraria, spero io che è una spiralina. Ma va a cacare. Ci ho pensato ora che c'ho il tunnel marino qui. E non ho notato le cose belle del mio Pokémon. C'è Tarantino, Cano 2, Furia, Drillo, Piccione e Pig. Nomi ricercati, attenti studi, non è vero. Oh, finalmente quel vecchietto ha finito di pulire. Bello però. No, non fa. Cosa ci sarà mai qua sotto? Che bello questo posto. Anche l'inquadratura dall'alto addirittura. Proprio profondo, come l'amore che arriva dappertutto. Oh, gli abissi. Io preferisco un disegno almeno 1000 metri. La madonna. Ma ci sono i lampioni nel fondo alle manie. Nel fondo alle marine. Cioè non l'hanno messi dentro, i lampioni l'hanno messi fuori. Sta un po' scomodo quando devi cambiare. Eh già. È una bella feature. Vado vecchio, tu ne sei andato a spostarsi sul panorama. Il mio ombrellone ho tante vecchie. Ho tante macchine tecniche, vuoi anche tu? Ok, facciata, facciata è una doppia l'attacco quando si subisce. L'avvento paralisi o scottatura. Ah, ok, però che sfiga. Cioè devo subire una scottatura, un avvelenamento e una paralisi. Allora vale. Aspetta. Che cazzata! Quando genera per sconfiggere il capo palestra. Aspetterina, siamo già all'ultima palestra. Così, cioè per prendere il nucleo di DNA devi battere l'ultima palestra. Ok, sì, dammi il tempo di riflettere per come sono arrivato qui. Che ci devo fare? Perché devo battere il capo palestra prima e non dopo?
troppi misteri, troppi misteri. Non ce la faccio, troppi ricordi. Grazie per la bici d'oro, perché ho pedalato tanto. Due deficienti, guarda. Quindi devo battere il capovale. Vediamo, lì c'è un Pokémon. Porca sbata. Se abbia perso tempo a cercare quella. Stiamo andando da poco e ci diventiamo così tanto che siamo finiti a largo. Questa è nella palestra. Vabbè. Signora, non mi guardi. Faccia finta che non ci sia. Grazie, signore. Salve, vecchietta. Grazie. Oggi è domenica, ha detto. O sbaglio, ho letto male. Ho detto ogni domenica. I tre frame li ho contati. Con Chinella che aumenta il... No. È quella che aumenta le mosse tipo acqua? No, mi pare che era quella che assorbiva l'acqua per i PS con Chinella. Che volendo. Eh no, devo fare tutto il giro. No, non c'è bisogno, in realtà. Guarda così. No, grazie. Questo è tipo un percorso, quindi. Figata. Le persone che nuotano mentre tu stai sopra l'acqua. Ah, ci proviamo. Tanto Garvantula dovrebbe essere abbastanza livellata. Grazie per l'acqua fresca. Sai, l'emoticon della pesca. Frutta fresca. Sì, ma sicuramente c'ha qualcosa per neutralizzarmi le mosse tipo elettro. Non è possibile che me la dia così liscia e vinta. Che devo fare? Fra l'altro, se adesso lei su queste Lilliput. Sì. Salve. Sono Natasha, c'entra di nuovo da fondo, cosa vuole? Che bei ricordi della quarta generazione, forse. Ah, già ero più veloce, pensavo che... La lore di perché si chiama Tarantino è perché è una tarantula. Quindi Tarantino.
Ah, I'm back. Come bella Delphi. Se camera sbaglio ho messa troppo. Eh sì, stava cadendo. Stai ferma telecamera. Ui. Avarati. C'è che... C'è che l'acqua, bellissima. Quando voleva, eh. Si è fatto tutto il giro, si è fatto. Asfalto tutti con energisfera perché sono velocissimo. Oh. Ma basta acqua di sale, non so perché acqua di sale mi fa un botto male. Ma sai che sono anche di tipo con le otto. Può essere anche molto probabilmente per quello. Cioè quanto bene. Qui. Qui il pig è inutile. Perfetto. Eh già. Però non ho... Non ho cose base. Cioè ho soltanto le iperpozioni. Non vorrei usarle. Però c'ho un botto di... Eccole qua. C'ho tre acque fresche. Vado con della pesca. Ah, acqua fresca. Ho 35 punti. C'è una pozione normalissima. Pozione max. Oh, credo che quella non so. 200 PS. No, no. Cosa fa? No, ah, questa. Bevanda in base di puro succo di... Restituisce 20 PS e 3 poche. Usiamolo. Quasi al massimo. Quasi, scrivici. Ciao signor. Signor. Ecco così. Acqua fresca che ti ritira gli aeroporti perché pure è illegale in alcuni paesi. Mi raccomando, lo puoi portare ma soltanto 50 cc. Se no, se di più, ti arrestano. Signore, ma quello lì vicino a me sta portando una pistola. Sì, ma non ha portato l'acqua. Quindi lo lasciamo andare. Tu hai portato l'acqua, ti arrestiamo. Ehi, funziona. Oh, è scinto. Mamma mia, il Pokémon più pesante di Pokémon. Oddio, mica tanto, eh. Non so se l'ha battuto alcuni Pokémon nuovi, visto che ci sono alcuni Pokémon fatti di proprio di acciaio puro al carbonio 100%, oh mio Dio. Però era uno dei Pokémon più pesanti di Pokémon, quello lì, Wailord. La balena. Ma super pesante, super heavy e strong. Emoticon della pesca. Ah, frutta fresca. Non vorrei fare una lotta tripla. Ah, ecco. Canta. E Alpa, ho chiuso. Ho spostato Gary, ma... È stato l'acqua, ti arrestiamo.
Signore, ma quello accanto a me sta per fucilare quelle persone in pubblico, ma non ha portato l'acqua. Diminuisci la velocità, io anche. Oh cacchio. Oh ma. Oh no. Sono diventato tipo acqua. Vabbè, non ti ha fatto così tanto danno perché sono lento. Ma perché hai stoppiato? No, è semplicemente maschio e ci sono due tipi di basculin. Quelli rossi in questo Pokémon e quelli blu. Ovvero quello sorpreso che sta con... così. E quello incazzato come lui. Proprio incazzato. Si vede proprio dalla faccia che è incazzato. Basculin. Però mi è piaciuta la forma Lola di Basculin. Azzamaril. Vabbè, io che cazzo ho letto non lo so. È un po' di tipo acciaio. Però vabbè, acquanello. Scusami un attimo. Non per interromperlo però. Cane. Cane, devi fare ancora. Ho sentito qui quel brutto, quella mossa di tipo lotta contro il mio cano. Mi ha fatto davvero molto male. Sì, però vabbè, mosse tipo lotta. Sono di tipo normale. Mi ha fatto un culo incredibile, ci stavo. Lo Star Shunt, è un'eroina. Voglio fare una cosa. Ah no, ma tanto devo ritornare al centro Pokémon. Che sto facendo? Comunque, non pensavo di già dover affrontare l'ottavo capo palestra. Ci fosse un po' di main quest. Comunque, un po' di... storia dei leggendari, noi che recuperiamo il cuneo, noi che affrontiamo i leggendari, poi c'è l'ultima sfida. No, invece no, qui dicono vabbè, fatti l'ultima sfida e poi ce ne parliamo, dai. Facciamo fare le cose con calma e poi ci vediamo. Ah, comunque sono l'ultima sorda. Educati qui in questo po'. Salviamo, non vorrei mai che crash. Cioè, le emoticon della pesca. Frutta fresca. Scendere e risalire. Non posso né scendere e né salire. Né scendere e ne salire.
salve signore. Signora, lei lo sa che è un figlio di... Non poteva capitarmi di peggio. Questo mo c'ha una vita incredibile. Vabbè, non così tanto da dire. Però... Oh, è Tarantino il 52. Certo, se mi impara, mi impara un po' una mossa un po' più figa di energisfera che... Sì, è tutto quello che vuoi, però... Magari un bel tuono. Ah sì, mi ricordo, c'è quello biondo con la faccia da pirlo. Cioè, mi ricordo, ho capito cosa devo fare, quindi... Golda, che io non credo che sia più veloce di me. Infatti no, lo è. Vado a farmi così tanto danni. Sono proprio di tipo acqua. Di tipo acqua. È Starmite che gli racconti. Posso cantare una canzone. Starmite è di tipo roccia. Sto dando latte alla beffa. La beffa. Au. Troppo fragile. È fortissimo, è Tarantino. Però è troppo fragile. Usiamo un etere. Elisir, no, 10 pp, no. Ether max, no, etere. 10 pp, basta. Su energisfera. Allora, insieme a un'altra persona, portiamo... Raft. Ogni tanto ci capita di giocare anche a Rainbow. E a Paladins. Quando siamo tre persone. You challenge ma qua. Tra l'altro avevo pensato che una volta finito porco Giuda c'ha vigore questo carapace di merda. Io sono livello forse 47.
serviva l'energisfera, ma te la becchi comunque. Ah, vedi. Invece al 57 ci sta un mio amico. Sono sicuro. Il camp? I champ? No, me ne manca uno. Mi manca tigro. Non è che è mo tigro. Però è la tigre, è Talus, se mi sbaglio si deve chiamare. Però ormai sto giocando solo. Cosa si busta? Difesa speciale. Vabbè, io ti attacco con la difesa comunque normale. Sto facendo livelli soltanto con Raum a rotta di collo, perché mi serve da arrivare al livello 50, così almeno ho Golden Raum, che è una skin bellissima. E ho diminuito la difesa, sai che non ho notato. Giochi solo Raum e Will, ostia. Sono due antipodi, uno si prende tutti i danni, l'altro se prende un danno muore. Ci schiatta. No, continuo a lottare. Perché volevo. Si prende un po' di danni, perché voglio curare Tarantino. Anche se non credo che ci sia bisogno. Se riesce a tankare secondo me i danni. Questo sono telepistato, telepistato. Willow è tostarella, io ci ho provato a giocare un paio di partite con Willow, non sono abituato, anche perché gioco praticamente soltanto frontline, se si può dire. Prima di giocare Raum giocavo solo Ashe. Immaginati. Allora forza, che vaffanculo. Oh, tristezza. Anche noi ci giochiamo dalla prima settimana, ma non così tanto spesso ci giocavamo. Dimmi che sono più veloce, sì. Mi faccio un botto male. Mi devi resistere a un... Oh cazzo, mi faccio così tanto male? Devo provare... paralizzarlo almeno. Avrà la bacca sicura. Ok, però. No, ho sbagliato furia. Vabbè, però voglio fare una cosa, dai. Se va male mandato in campo. Io sono main tank, full tank, will. No, dai, che stronzo. Non dirmi che ti levi pure le cure di stun. Perfetto, allora ci muore piano piano. Perché dai, ma ci so usare solo Will. Non ti preoccupare. Io di damage non so usare nessuno. Come di flank più o meno me la cavo, mi piace come si chiama il guest, del ghetto. Lo che ritorna indietro con la passaporta, ti prende a schiaffi. No, tipo terra, che fai, sei scemo? Nel don di poter. Lascio sbollentare. Puoi usare quante volte vuoi ripresa. Pian piano libera avvelenamento. Toglia sempre di più.
Allora quando già si toglie? Eh? Eh? Non ti faccio più male io, ti fa più male l'iperavvelenamento. Non ho capito. È inutile, rallenterai soltanto l'avvelenamento. È inutile. Ella. È al tetto di sul round. Io avrei tirato un piccolo bestemmio. Non fosse stato proprio piccolina e non si sentiva. Però facciamo male. È la lotta Pokémon più stressante che abbiamo mai fatto. Perché lui si è ripresa. Ci togli un botto di vita. Sì, io so dire l'arma. E siamo al punto di prima. Oh, speriamo che ti tolgo la sofferenza. Sì, 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 no. Grazie per il colpo. E infatti io... non so perché molti ce l'avevano questo problema, che non si sono mai fatti l'account Direx. Perché io ci ho giocato veramente dall'inizio. Come te, no? Per la settimana. Era anche, diciamo, Overwatch gratis, quindi... cacchio, tanta roba. E quindi... aspetta che devo mettere la medaglia... lì! Oh... alla fine non è servito Tarantino. È servito un Furiabel... io non è proprio bene, comunque... un MT. Idrovampata che fa malissimo comunque. Che è anche la possibilità di parlare. Quindi ci ho giocato davvero un tot, però non così tanto. Giocavamo... poi è stato bellissimo quando è uscito dalla beta. È stato bellissimo il fatto che ci abbiano regalato direttamente tanti diamanti, tot monete. Soprattutto quando hanno cambiato Victor, che è stata una tragedia per noi. Il Victor nuovo mi fa cagare. Che ci abbiamo regalato la skin vecchia di Victor, se la volevamo. Ying è rotta. Ying prima non la usava nessuno. Faceva cagare Ying. Chiunque stesse Ying era uno sfigato. Ora invece Ying è rotta. Congelarla. Non li conosco. Sì. Ma queste cose non ti interessano. Ma ricevo le acque. Sì. Questa è la versione dei fatti. Io preferisco non formare le sue opinioni finché non avrò scontato le altre voci. Beh, allora, sì, ma ti ha detto che ha congelato l'unima. Ti ha detto che hanno rapito i Pokémon. Ti ha detto che c'hanno pure la mamma. E tu cosa fai? Non mi baso solo su delle voci. Io devo essere sicuro. Ma va a cacare. Al percorso di tuo. Oh, il personaggio. Credo che il personaggio che curi di più sia Seris. Comunque non la batte ancora nessuno Seris. Forse per cura al secondo sì, ma che cura proprio in generale proprio di più. Nel senso che proprio dà un botto di energia a Seris. Dà davvero tante cure Seris.
Forse dà più cura al secondo, quello sì, perché può mettere le repliche che comunque ti... Ma Saris non fa schifo, è buona Saris. Semplicemente non c'è nessuno che la sappia usare decentemente, ma Saris è buonissima, fa anche un botto di danni per essere un healer. Certo, quello che fo forse fa più danni è... Ginos. Anche col fatto che ti tira su in aria ti dà un botto fastidio. E Pip. Sì. Pip che mi ricordo ancora quando la gente... C'è anche il meme, se non mi sbaglio, certo. Tu sei un healer. No, sono un flank. No, tu sei un healer. Ok, ho capito, sono un flank. No. E prima di tempo era tutti così, nessuno usava Pippo come healer, ma tutti usavano Pippo come flank. E tu dicevi, sorry, what the fuck? Quando vedevi, hai bisogno di un healer, e vedevi Pippo, già pensavi che non curava te, curava gli altri. Cioè, gli altri, ovvero se stesso. Percorso 21, percorso Baia Spinosa. Percorso 14, percorso 22. È qui a sinistra. Devo andare a sinistra. Non ho capito. Vabbè, qualsiasi healer, se gli metti cauterized, non ti curano più. Dobbiamo essere proprio tutti onesti. Anche Genos, se ti mette la cura e poi l'altro usa Cauterize dell'avversario, praticamente la cura che ti dà Genos è nulla. Mi sono distratto. No, 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 grazie. Cosa hai accettato? Sono distratto. Non posso prenderla. Non ho nemmeno un Pokémon di tipo erba. Lì c'è una Pokéball. E non è una Pokéball. Eccolo qua, secondo cuore. Andare al percorso 22. Eccolo qui, percorso 22. Detto fatto. Ah, è di sopra. Aspetta, salvo prima perché io sono sicuro che mo mentre affronto questo crasha il gioco. Sono sicuro. Anche se ancora non è successo, potrebbe succedere da un momento all'altro. A parte che devo cambiare anche Pokémon, che ormai Tarantino è bello che è andato. Quindi switchare le cose, sposta, poi porto un nuovo a Kano. E poi Genos è l'unico forse healer che sappia usare bene, perché tutti gli altri no. Mi ricordo anche il tizio con si chiama, io lo scordo sempre, quello sciamano che piazza i totem, quello all'inizio veramente era un healer inutile, perché chiunque lo sapesse, cioè chiunque lo usava non sapeva usarlo, però perfetto, non sapeva usarlo, quindi tu te lo ritrovi in squadra perché praticamente ti dovevi curare da solo. Poi aspetta, ora che le chiedo, si ricorda la modalità, quello dei payload, dove dovevi portarlo dalla tua base alla base avversaria e poi nel turno successivo dalla base avversaria alla tua base, chi si fermava più in là vinceva?
Perché non mi ricordo più quella modalità, qual era il nome. Mi ricordo che ci giocavo tantissimo a quella modalità. Era una delle mie preferite, ma non mi ricordo come si chiamava completamente. Sono dimenticato completamente. Ok, che è tipo buio, che cacchio gli metto lo sgranocchio? No, aspetta, mi si è abbassato almeno le difese. Mi puoi proprio infilare avvelenare? Ma io non me ne vado. È che non abbia boato. Quindi devo switchare forse il Pokémon. Ma non ce l'ha. Si incula. Era bellissima. Una delle modalità migliori che avevano messo su Paladins. Cosa fanno? La tolgono. Geni. Geniale. Che si sono sto Pokémon? Croccante. Dai un po' di acqua fresca però al mio. Sono l'emoticon della pesca. Acqua fresca. Avanzi. Perché crea un botto di bug. Sì, ma cavolo, era la mia modalità preferita. L'unica modalità che proprio dicevo, cazzo, non voglio giocare sempre. Che cacchio? Odino? Ci fai qui? Non ho visto erba muoversi. Eppure tu sei qui. No, non doveva succedere, che doveva attaccarmi prima però. Oh, mi addormentare, sai? Non hanno più rimesso, non hanno provato nemmeno a sbagliarlo, tutte cose, l'hanno tolta. Che Pasqua. Ma bellissimo quella modalità. Oh, questa è una bicicletta, io devo usare, ricerca strumenti. Ah, è sempre sopra. Ho visto dov'è. Provato a sfuggire, a svicolare, ma non è servito a niente. Oh, c'è la Pokéball lì però. Grazie che me l'ha fatto notare. Vero per cavolo, il Pokémon cono. Poi c'ho anche. Cioè, poi la cosa strana è che tipo. Si è buggato. Perché avevo detto che si crashava. Cosa è successo? È scomparso tutto. Male che ho salvato nei pressi di. No, succede poco spesso, succede una volta live, se no. Quindi invece ho fatto il callo. Oh no, c'aveva ancora Garvantula. Vabbè, faccio fare questo ultimo livello.
stavo dicendo, c'ho anche io Overwatch, no? Ma a parte che ho sempre avuto quel non so che di cavolo, mi ficca di più. Ma che Overwatch c'ha anche ormai diventato un covo di pro player incredibile, col fatto che ha... Ciao, ci si vede. Se vuole ci siamo anche oggi pomeriggio, adesso dalle 3, forse giochiamo a Paladins, non è sicuro però. Drapion si faccia uccidere. Sì, vabbè, vena in punte. Altra vela in punto. Poi non è vela in punte, è fiele punte dovrebbe essere. Potrebbe tentennare. Io non tentenno perché sono cano. Cano. Oh, 48. Sì, ciao, è qua però. Di nuovo, strumenti, sposta. Ho accanto il forte nuovo. Quanto è sotto il livellato? Otto in realtà. Facciamo così, dai. Arrivare il cano al 50 e anche big al 50. Carburante. Di nuovo. Remix del tatatore. Mi ha detto che è grosso. E altro remix del tatatore. Wow, quanto male gli ho fatto. Ricordo questo. Alcanen, energia donne. C'è il brutto colpo. Meno male che il brutto colpo c'è. Sto poroso, sono andato proprio a sbattere. Dimmi che è una mongus. Yes. Oh no! Aspetta, mi ha lanciato uno spadiglio, in realtà no. Mi dico se non ti può andare, Amungus. Capito, non ti può andare meglio di così, e tu cosa fai? Mi sfuggi?
muove le estremità degli arti in una danza per attrarre le prede. Predice luoghi umidi. È un fungo. Vorrei dire. Ci mi ricappella, però poi. Fa un po' troppo volgare. Non vorrei mai che. Oh, sintonissima, tu che ci fai qui? E c'ho tutti e tre i Pokémon di questo tipo. Ma così a cazzo di cane, me l'hanno fatto incontrare. Ah no, ecco. Sta cercando quella riscossa. Dove è giusto che siamo? Aspetta, ma per questo io... Team Plasma? Sì. Cioè, in questo caso cosa ne fa abbastanza... Quindi i tuoi Pokémon. Vuol dire che... Tanto farti difendere dai Pokémon. Se la possiede una grande forza da una... situazione dei propri Pokémon e riesce a valorizzare al massimo il loro potenziale. Aspetta, qualcosa da darti, ecco per te. Ok... Acrongegno. Ok. Questo è il prototipo di una macchina super tecnologica che serve a stimolare i sei nascosti dei Pokémon. Non ha alcun effetto sui Pokémon che lottano, ma sono sicuro che l'utilizzo si troverà. Beh. Percorso 21. Ebbene, la sola cosa che mi ha ricordato il nostro incontro. Percorso 4. Di andare alla flotta costiera del percorso 21. Che paura è passato un tizio. Ah no, aveva frana. Quella è dura. Devi toccare. Sì, ok, puoi fare dei mesi quando basta non mi tocchi. Nemmeno un passo di poco. Ma mannaggia Ciafka. Allora, devo usare tutto quello che vuole. Non tank. Terra.
ok. Cosa che lui... Ma si racconta di lui nelle leggende. Per salvare i Pokémon ha distrutto un castello con il suo immenso potere. Addirittura quello sommerso. No, no, grazie. Sono tornato. Salve ragazzi. Sono tornato. È bella. Gato. Cattato un leggendario. Sono contentissimo. Sto a Pasqua. Adesso siamo quasi a Natale. Ma sto a Pasqua. Cara, salvo di livello questa caramella rara. Cioè, strumenti, perfetto. Sì, ho sbagliato tasto, però vabbè, ormai. Azzarola. Devo far così. Rimanendo strumenti. No, strumenti. Sposta. Andiamo a Drillo. Non ho trovato gli occhiali per Drillo io. Per il mio coccodrillo. Sabbia non gli fa male. Davvero, però. Perché ha adottato una tempesta, non so. Che idea è stata? What are you? Non ti so dire cosa, perché non te lo dico, perché poi ti offendo. E te lo dico, ti offendo. Lo sei. Oh oh. No. Vorrei cambiare ma non posso. Perché se metto Pig si prende tutta la terra in pesta. Me ne vado, eh. C'è una terremoto mi sciotta tipo. C'è una su con le gambe. La cosa più triste ma vera che gli puoi dire a Notpass. C'è una su con le gambe. E nella sua evoluzione le perde pure le gambe. Con i baffi e basta. È vero che anche i baffi. Vabbè, ho già la Game Freak quando devo scrivere Nospas e le varie evoluzioni. Allora, qui gli fa il naso. E la sua evoluzione ha più nasi. E ha pure i baffi. Genio, genio. C'era andato lì, cavolo. Scusa, fai tutto il What's American? Ah, ci devo andare con cascata. Non ho io cascata. Non ce l'ho cascata. L'ho mangiata. Vabbè, no, non credo. Già sai perché? No? Avevo pensato ai cocci come
Si è rotto un mosaico. Qualcuno ha cercato di fotterselo, di portarselo in giro. E gli cascavano i cocci per strada. Dimmi che non è la tua evoluzione, dimmi che è un altro Pokémon. Ok. Ok. Quel Pokémon in cui siamo... No, no, quel Pokémon è un Pokémon stronzo. Perché io ho messo proprio un tipo terra. Lui cosa manda in campo? Ponciamburo. Ucciso che pancia un muro gli unisce la vita ma gusta un botto. Comunque io c'avevo un tipo terra, lui ha messo proprio un tipo ghiaccio proprio. Che passione, giuro, passione e suicidio. E fate il katami. Allora, una scimmia che è presa da una leggenda giapponese, quella della bambola che gli devi dipingere l'occhio solo se hai raggiunto il tuo obiettivo. Come si chiamano? Le Daku Katsu Vajru Katsu. Ah, bello cucciolo mio, quanto è grosso, vieni fatti con tutte le guanciotte, arcana in tutte le guanciotte. Tutto, proprio, gli prendo le stringo fortissimo. Scusate, è bellissimo arcana, le cose più belle che abbiano mai fatto. Esagerare, non devi allargare, eh? Arcanine però. Cacchio, evita l'attacco. Figlio di puttana. Io che è il miglior tipo fuoco. Anzi, ho tre cose tipo fuoco. E ora il dottore! Ma bastardo! Che? Ho fatto anche sotto maio, ho fatto Ember. Sotto maio! Che cazzo gli racconto, Escadrill? Acciaio? Acciaio, no, aspetta, acciaio. Dimmi che sono tipo acciaio però. È molta difesa? Ma non... Cazzo! 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 Aspetta che... A meno che non abbia frana o qualcosa di un po' roccia, le mosse tipo terra non mi fanno niente. Però... Giustamente, no? Si sta boostando. Frutta fresca. Io non voglio morire. Prima che il signoraggio vi faccia abbastanza male.
Oh mamma. Oh mamma. Ci sono morto invece. Succedeva da anni. Essere shottato così non succedeva da anni. Tutta colpa di quel... Vabbè. La live è finita. Nel nome del Signore, andate in pace. Adios.